Buongiorno ragazzi. Inutile dire che tutto questo mi mancherà. Per quest'ultimo giorno di vacanza siamo venuti a Palau, che conosciamo un sacco bene, e la prima tappa non è una spiaggia, non è un punto panoramico, non è l'orso, ma un pastificio. Non mi sono osata, ma volevo chiedergli se me ne faceva assaggiare uno crudo. Il motivo per cui siamo a Palau è mangiare i ravioli dolci di questa pastaia. Basta, abbiamo fatto 2 ore di macchina da Sassari. I ravioli alla gallurese sono ravioli di ricotta con lo zucchero, che si mangiano normalmente con un semplice sugo di pomodoro, e sono la svolta della vostra vita. Se venite in questa zona dovete provarli, e noi vi consigliamo questo pasticcio qua. In tutto questo, Franci, Ci siamo comprati una formaggella a testa. Oh, come si chiama? Qua, perché poi chiama... sennò qua i sardi, allora, qua, insorgono. Qui, in questo esatto punto, su questo sgabello, si chiamano formaggelle. Già se vai là fuori, si chiamano sufurighinni. Posso morderla? Io ho mangiato tante formaggelle. Perché queste sono buone? Perché dentro non sono secche e hanno l'uvetta. E a me l'uvetta mi piace assai. Oltre alle formaggelle abbiamo anche comprato una badilata di ravioli dolci galluresi. E adesso capirete perché. Ruby! Ruby! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Ciao! 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 Ciao Ruby! E i ravioli, voi direte, dove li andate a cucinare? Ci intrufoleremo a casa della gente? Venite con noi! Una macchina. Prova qualità. Lasciamene mezzo. Uno a me e uno a te. Sei felice? Non potete capire, la vacanza non sarebbe stata completa senza i ravioli gallurese. Ora ci mettiamo all'opera. Dove siamo? Siamo venuti a casa di Bacco e Laura, che sono 2 nostri amici, che in questo momento non sono in casa, quindi ci siamo introdotti e cucineremo i ravioli galluresi per noi, per loro e per un'orda di bambini affamati. Ladio fa il suo lavoro. Tra l'altro, complimenti ai ragazzi per l'ottima padella. Se ci chiamate, veniamo anche a casa vostra. Abbiamo dell'ottimo pomodoro fatto in casa, non da noi. Eccolo qua, il basilico di Bacco. Adesso ne faremo subito buon uso. Ora succederà un gran casino. Che bomba che sembra questo pomodoro. Raga, i ravioli galluresi, sugo di pomodoro semplice semplice. Tavolo per i bimbi, tavolo per gli adulti. Anche se questa tovaglia con i delfini e le tartarughe l'avrei voluta per me. Tra l'altro Franci sta apparecchiando per i bambini con un servizio direi quasi stellato. Franci, prendi le posate d'argento per i bambini. Prendi il servizio buono di Bacco. A noi metti quelli di plastica. La quiete prima della tempesta. È arrivato il momento dell'esercito di ravioli, ragazzi. La vogliamo finire di mangiarli crudi? Sappi che ogni raviolo crudo che mangi è un raviolo cotto in meno che non mangi. Ma difatti praticamente il mio piatto sarà vuoto. Esatto. Vado? Vado? Quanti minuti? Pochi. 2 minuti. I ravioli ci sono, il sugo c'è. Gianni Franci, chef a domicilio per voi. Con la scusa ne assaggio uno, intanto è il settimo che si mangia. Franci al salto. Dai, dai. Bene, perché bene, ma a tratti non benissimo. Poggio qua. La padella era intonsa. È veramente finita ieri sera. È tutto il giorno che aspetto questo momento, ragazzi. Con la musica di sottofondo che ci... Musica corretta per il raviolo gallurese. Questa musica qua ci vuole. Ragazzi, una bomba. Venite in gallura, prendete sti ravioli, conditeli con un sugo semplice e siete in pole position. Devo assaggiarne uno per capire se è buono. Te li stai mangiando tutti crudi? Facciamo metà? Ma no, ne voglio uno intero. E alla fine sono rimasta fregata. Un po' più formaggioso rispetto alle signore di Yerzu. 2 colurgioni se non li vuoi mettere. A me fa impazzire questa cosa, che sono tipo pasticcini, sono nei contenitori dei pasticcini. Questi qua si possono saltare easy. E sì, i padroni non ti hanno visto. Penserai mica di avanzarlo quel sugo. Richiamino di culurgiones. A me il miele non mi piace. A te il miele non ti piace? Allora magari ti mettiamo lo zucchero. No. Ah sì, lo zucchero mi piace. Allora, abbiamo passato fondamentalmente l'ultimo giorno a strafogarci di cose buone sarde. Solo l'ultimo giorno? Sì, forse non solo oggi. Quella è la statua dell'orso, capo d'orso.
Ma saliamo su quella di Superman? Però anche Batman e Joker non era male. Siamo finalmente arrivati al porto di Olbia. Dovevamo prenderla alle 9:15, ma ci hanno chiesto di cambiare con quella delle 9:30, che sembrerebbe essere più grande e arrivare anche 2 ore prima. Che non è quella alle mie spalle, ma deve ancora arrivare. E nel frattempo Franci, siccome dobbiamo riportare il van pulito e profumato, si sta già adoperando per pulirlo e profumarlo prima ancora di imbarcarci. Per ammazzare il tempo, mangeremo un po' di uva regalataci dai ragazzi della cantina Ladu. Miracolosamente ancora commestibile. Sì, grazie al frigo della Volkswagen che tiene benissimo. Applausi alla Volkswagen. Che purtroppo non ci ha regalato il noleggio del van. Oh. E niente ragazzi, grazie che ci inseguite fino all'ultimo miglio proprio. Sono appena arrivati due ragazzi che ci hanno portato una bottiglia di vino e un ricordino dalla Sardegna. Ma che bella cosa. Almeno passiamo il tempo, perché qui ragazzi mi sa che ci tocca aspettare almeno altre 3 orette proprio facili facili. Noi avremmo voluto fare la chiusura di questa vacanza dalla nave, ma non arriva più, e quindi la faremo dal parcheggio. Speriamo che questa serie di video vi sia piaciuta. Grazie che siete arrivati fino qui, fino a questo momento, dopo n.000 video. Sì, ce l'ho proprio con te che li hai visti tutti. Non so se dopo metterò i bloopers, se metterò gli highlights di questa vacanza, se non metterò niente, perché non ne ho voglia. Vi ricordiamo, iscrivervi al canale, attivare la campanella, fare like, Instagram, Facebook, TikTok. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Non lo fai? Fai tu?